in questo slalom gigante di Hafjell. Ma attenzione ora, Rudolf Nierlich, il campione del mondo in carica. Nierlich ha un vantaggio consistente nei confronti di Holzer, si tratta di circa 6 decimi, 55 centesimi per l'esattezza. Eccolo in azione, Rudi Nierlich. Non aveva assolutamente iniziato la stagione nel migliore dei modi, poi ha trovato per strada la forma in tempo utile per difendere al meglio il titolo, il suo titolo di campione del mondo conquistato a Veil 3 stagioni fa. Guardate che roba, 1,28 addirittura il vantaggio di Rudi Nierlich, che ha già praticamente scavato un solco impossibile da recuperare tra sé e gli altri. Se non commetterà errori molto gravi non dovrebbe aver problemi. Qui un po' in ritardo di linea, comunque una Nierlich, in effetti io avevo notato da parte di Holzer qualche piccolo errore, anche Nierlich qui ha sbagliato in ogni caso un po', ma era talmente davanti che non dovrebbe aver problemi a passare al comando della gara. 1-2-19-23 a Tomba e Berarter e Girardelli, che vediamo, che vedremo nell'ordine di sopravanzare. Ecco Alberto Tomba. È chiaro che Alberto deve attaccare a più non posso per cercare di passare, di vincere questa gara, che in realtà è l'unica medicina di cui in questo momento Alberto Tomba ha bisogno, è la vittoria. Eccolo in azione. Vediamo un po' come arriverà all'intermedio. Buono questo passaggio sul primo dossetto. Adesso arriverà in prossimità all'intermedio, 43-29 l'intermedio da battere, il vantaggio di Alberto su Nierlich era minimo 7 centesimi, qui è in netto ritardo, guardate che roba, 7 decimi. Nierlich ha fatto correre lo sci nella parte alta in modo veramente straordinario, però ha commesso diversi errori nella parte bassa, quindi se Alberto riuscirà a esprimersi alla grande qua sotto potrebbe ancora farcela, anche se recuperare 7 decimi non è facile, deve scendere in modo perfetto Alberto per farcela. Qui non è male, direi. Non è male, ma forse non è sufficiente. L'ingresso qui buono. Nierlich ha sbagliato alla quart'ultima porta, 2.19.23 il tempo da battere, forza Alberto, 17.18 e ce la fa con 2.18.92, avete visto quanto è riuscito a recuperare Alberto Tomba nel finale, dall'intermedio veramente molto freddo, e sicuramente anche il freddo non aiuta a respirare gli atleti durante la gara, e quindi questo è un motivo di fatica in più. Ecco in azione Stefan Eberharter. Eberharter aveva 27 centesimi di vantaggio su Alberto Tomba. Eberharter, considerate le sue caratteristiche, dovrebbe arrivare in vantaggio rispetto a Tomba all'intermedio, perché Alberto non è riuscito assolutamente a far correre lo sci, secondo me sempre per il motivo che vi ho indicato in precedenza, per paura magari di quel cambio di pendenza, ha tenuto troppo prima della gobbetta. Eccolo qua, e vedete 35 centesimi il vantaggio di Eberharter nei confronti di Alberto Tomba. Vediamo un po' se Eberharter riesce a mantenere questo esiguo vantaggio che ha nei confronti del nostro campione. Niente da dire, non male in questa fase di gara Eberharter. Sarà decisivo sull'ultimo muretto, eccolo. Non benissimo Eberharter, ha sicuramente perso qualche cosa. Vediamo un po' come arriva, non così, ha sbagliato, sì è dietro, più niente mai dietro, con 2.19.35 è terzo Stefan Eberharter con 43 centesimi di ritardo, quindi primo Tomba, secondo Nierlich, terzo Stefan Eberharter, e ora pare più di tanto, anche se lui è un atleta che vuole sempre vincere, un piazzamento nei tre sarebbe più che sufficiente per chiudere definitivamente il capitolo Coppa del Mondo per la stagione 90-91. Ecco Mark in azione. Mark nella prima manche è stato assolutamente straordinario nella seconda parte di gara, meno brillante nella prima, che chiaramente non è riuscito a interpretare in modo perfetto. Ecco Girardelli in azione, nettamente davanti, è dietro, 44-10 è già dietro, quindi ha perso tutto il vantaggio che aveva. Ripeto, nella prima manche Mark è stato assolutamente perfetto nella seconda parte di gara, e cioè in questa. Vediamo un po' come riesce a cavarsela questa volta. Non pensavo che avrebbe già perso tutto il vantaggio che aveva in alto. Ha perso per un attimo l'esterno, ma con la potenza che lo contraddistingue è riuscito a recuperarlo in tempo. Buono l'ingresso sul muro
indubbiamente ha sciato molto bene Mark. Qui un piccolo errore che potrebbe costargli carissimo, e infatti gli costa carissimo, vedete, con 2.20 e 0.2 è solamente quarto con un distacco di 1.10, e quindi Alberto Tomba torna alla vittoria. Vi ripeto, questa è la medicina di cui Alberto aveva veramente bisogno per riprendersi, soprattutto dal punto di vista psicologico, perché sul piano tecnico Alberto è in condizioni straordinarie.